Allora, partiamo dall'esercitazione. Tutti ci dovete avere l'esercitazione davanti o su tablet o su dove vi pare a voi. Allora, l'esercitazione era: l'impresa commerciale Marco Verdi effettua tra le altre le seguenti operazioni di gestione attraverso la banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Voi mi vedete girare perché ho il monitor dello studio dove ho messo il file. Almeno non lo sto tutte le volte a aprire e chiudere, aprire e chiudere. Allora, quindi noi siamo Marco Verdi e effettuiamo queste operazioni di gestione. Magari se avete il quaderno, fatele insieme a me. Bene? Allora, 5-3 viene emessa fattura immediata. Viene emessa fattura immediata numero 100 sulla Marini Spa, relativa alla vendita di 30.000 kg di materia prima al prezzo di euro 125 la tonnellata. IVA ridotta. Trasporto franco partenza con costi per 700 euro addebitati forfettariamente in fattura. La Marini Spa salda la fattura in giornata per un mezzo con assegno circolare e per la restante parte con bonifico bancario scadente a fine mese. Allora, intanto facciamo la fattura. Allora. La fattura, allora abbiamo merci, date che alzo. Vai, allora merci, allora sono 30.000 kg al prezzo di 125 la tonnellata, per cui 30.000 kg sono 30 tonnellate, quindi la merce sarà 30 per 125, 3.750 euro. Poi abbiamo trasporto con costi di 700 euro addebitati forfettariamente, quindi rimborso costi di trasporto sono 700 euro. Allora, totale. Totale base imponibile. Base imponibile quindi è 3.750 più 700, 4.450. Allora, facciamo IVA. Non essendoci scritto che... Ah no, l'IVA è ridotta, scusate, non me lo ricordavo. L'IVA è ridotta quindi è al 10%. Se qualcuno ha da fare delle domande, accenda il microfono. La faccia, perché non vi vedo le manine, per cui accendete il microfono e fate la domanda. Allora, totale fattura è 4.450 più 445. Che c'è? Cos'è che ho legato? Ah, ma non lo vedete? Scusate, scusate, allora ditemelo prima. Avete ragione, non ho fatto lo share, avete ragione, scusate. Vi faccio certo che ve lo posso fare. Pensavo condividere. No, è che mi sono sbagliato io. Lo vedete ora? No, pensavo di averlo condiviso. Avete ragione, certo che va condiviso. Quindi, totale fattura 4.895. Allora, andiamo a fare. Quindi tutti vedete ora il mio file in Excel, no? Perfetto. Ok, vai. Allora, partita doppia, quindi sono... Allora, in realtà è materia prima, quindi più che merci conto vendite, in questo caso dovremmo scrivere materie prime conto vendita, ma anche se avete scritto merci conto vendita, va bene, non è un problema. È una variazione economica positiva. In avere per, abbassate il microfono, per, sì, il calcolo, vai, ci siamo, prego. Allora, materia prima conto vendita, variazione economica positiva. Per 3.750
rimborso. Allora, qui si può mettere o rimborso costi di trasporto o rimborso costi spese di vendita, è lo stesso. Quindi, rimborso costi di trasporto, variazione economica positiva per 700 euro. Quindi abbiamo poi IVA, nostro debito, variazione finanziaria passiva in avere per 445. Poi crediti verso clienti, variazione finanziaria attiva in dare per la sommatoria per 4.895. Allora, e fin qui si è fatta la fattura, emissione della fattura. La Marini Spa salda la fattura in giornata per un mezzo con assegno circolare e per la restante parte con bonifico bancario scadente a fine mese. Quindi, allora, intanto per iniziare, dobbiamo incassare solamente l'assegno circolare perché il bonifico bancario ci arriverà il 31 di marzo. Allora, faremo sempre 5-3, faremo meno crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva in avere per 4.895 a assegni circolari, variazione finanziaria attiva per 4.895. Quindi abbiamo incassato. Era metà, bravo. Quindi diviso 2, avete ragione, 2.447,5. Quindi quell'altra metà scade il 31 maggio, il 31 marzo, quindi io vado ad aggiungere sul mio foglio 31 marzo, incasso bonifico bancario di euro 2000. 447,50. Perfetto. Quindi questo è quello che abbiamo aggiunto. Quindi il 31 marzo dobbiamo fare anche l'incasso perché il testo vi dice che vanno, se andate in fondo al testo, dobbiamo presentare tutte le scritture in partita doppia fino al 16.4, tenendo pronto che tutti i pagamenti, incassi non specificatamente indicati avvengono per tramite della banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Perfetto, quindi andiamo all'8 marzo. Fin qui è tutto a posto? Mi sembra di sì, perché se no mi avevate fatto le domande. Allora, 8 marzo, la Marini Spa ci restituisce 1.200 kg di materia prima di cui alla precedente vendita, in quanto non conforme alle specifiche richieste. Ora, fin qui non va fatto niente, perché la sola mera restituzione della merce non comporta la registrazione in partita doppia. Guardiamo, andiamo avanti. La Marini Spa inoltre ha sostenuto in contanti i costi di spedizione per 120 euro più IVA, come da fattura 698 del Corriere Fulmine SRL, intestata all'impresa Marco Verdi, alla quale ne chiede rimborso. Giustamente dice: io te l'ho restituita, la merce non era conforme, oltre a rifarmi nota di credito, e quindi ditemi. Allora, quindi oltre a restituire la merce, quindi a non pagare la merce restituita, rivogliamo anche i soldi dei costi di spedizione perché la spedizione noi l'abbiamo sostenuta a causa di non conformità della merce. Quindi Marco Verdi dovrà anche registrare la fattura della spedizione e dovrà anche ridare i soldi alla Marini Spa. L'impresa vendita riceve il reso il giorno dopo e provvede in pari data ad emettere nota di variazione numero 16 con rettifica IVA. Allora, la fattura del Corriere Fulmine è stata pagata il giorno, diciamo, se no facciamo, viene fuori un problema, lo facciamo tutto il 9-3 e risolviamo il problema. Se no si potrebbe anche fare, siccome non è specificato, si potrebbe anche fare che la fattura Fulmine l'abbiamo ricevuta il giorno stesso, ma diciamo che abbiamo ricevuto la merce il 9-3 e anche la registrazione della fattura la facciamo il 9-3. Allora, intanto
andiamo a fare il calcolo della nota di credito. Allora, nota di credito. Allora, dobbiamo metterci. Allora, resi su materie prime che... Allora, avevamo detto che l'importo era 125 euro a tonnellata per, in questo caso, 1,2, perché 1200 kg sono una tonnellata e 200. 150. Poi, l'IVA era al 10%, quindi la facciamo al 10%. E poi ci dobbiamo mettere anche le spese rimborso, quindi spese documentate che dobbiamo restituire, che sono 120 euro più IVA, quindi 120 per 1,22, che sono 146,40. Ormai la faccio dopo la fattura del corriere, quindi totale fattura 311,40. La fattura del corriere del corriere sarà spese trasporto 120, IVA 2%, totale fattura 146,40. Quindi, cosa si registra il 9 marzo? Il 9 marzo si registra. Registriamo prima quella del corriere, quindi spese di trasporto. Sì? Chi è? Sara? Sara, dimmi. No, il corriere va nelle spese documentate, quindi va fuori dalla base imponibile IVA. L'ho messa dopo, non lo vedi? Eccola qui. Ho fatto prima il conto. Va bene? Allora, spese di trasporto, variazione economica negativa in dare per 120, poi IVA, nostro credito, variazione finanziaria attiva per 26,40 e poi debiti verso vettore variazione finanziaria passiva 120 più 26,40, 146,40. Dopodiché, sempre il 9 marzo, registro resi su vendite, variazione economica negativa come rettifica 150, poi IVA, vado a rettificare l'IVA nostro debito, variazione finanziaria passiva per 15, poi debiti verso vettore, variazione, sì? Sì, l'ho vista, hai ragione. Ora uscire ora la modifica, hai ragione. Allora, 146,40, qui ho scritto IVA nostro debito, variazione finanziaria attiva, e poi debiti verso, anzi no, debiti, crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva per 111,40, per cui abbiamo questo. Quindi, allora, a questo punto il bonifico che ci dovrà essere fatto
Il 31,3 non sarà più di 2447,50, ma dovrà essere 2447,50, che era metà della fattura di 4895, quindi era la metà, meno 311,40, perché ci abbiamo da togliere al cliente la nota di credito. Vi torna? Tutto ok? Perfetto. Allora, andiamo avanti. Quindi il 9.3 l'abbiamo fatto. L'8.3, scusate. Allora, il 9.3, l'impresa Marco Verdi vende alla Landi SNC merci per complessivi 35.000 euro più IVA, con consegna entro fine marzo. Quindi il 9.3 viene venduta questa merce, quindi viene fatto il contratto di vendita della merce con consegna entro fine marzo. L'impresa Verdi, naturalmente, siccome l'importo è cospicuo, sono 35.000 euro, richiede alla Landi un acconto del 30% del valore delle merci più l'IVA. La Landi regola l'acconto mediante assegno bancario che viene prontamente versato in banca. In giornata, l'impresa Verdi emette la fattura di acconto numero 101. Quindi andiamo a fare la fattura di acconto. Allora, la fattura di acconto è la merci, il valore delle merci è il 30% di 35.000, quindi 35.000 per, scusate, no delle merci, qui acconto, 10.500 euro. Poi l'IVA sull'acconto è la stessa IVA del bene di vendita, quindi è al 22%. E quindi il totale fattura di acconto sta registrando sempre. Sì, totale fattura 12.810. A questo punto andiamo a partita doppia il 9 marzo. Vedremo. Allora, clienti, punto. Acconti, operazione finanziaria attiva per 10.500, IVA nostro, scusate, variazione conto acconti, variazione finanziaria passiva, siamo sulle vendite, IVA nostro, debito, variazione finanziaria passiva per l'IVA e crediti verso clienti, operazione finanziaria attiva per la somma 12.810. Dopodiché regolavo con assegno bancario il pagamento, quindi il 9.3 avremo meno crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva per 12.810 a assegni bancari, variazione finanziaria attiva per 12.810. Allora, il 9 marzo sempre mi dice che prontamente viene versato in banca l'assegno bancario, quindi meno assegno bancario. Abbiamo detto, il testo dell'esercizio diceva che tutto quello che non veniva indicato veniva riscosso o pagato attraverso la banca Monte Paschi Siena SpA. Quindi andiamo a banca MPS, conto corrente, variazione finanziaria attiva per 12.810. Bene. 10 marzo. L'impresa Marco Gori emette, Marco Verdi acquista un macchinario di 6.500 euro più IVA dal fornitore Marchi con pagamento a 30 giorni dalla data con rimessa diretta. Quindi il 10 di marzo avrò macchinari, variazione economica negativa per 6.500, poi IVA nostro credito
Variazione finanziaria attiva. E poi debiti verso fornitori, variazione finanziaria passiva in avere per la somma di questo 7.930. Chi è? Dimmi, Fabiana. Impianti e macchinari, casomai, ho tutto un seno, se no macchinari. Comunque non è un errore, non è un errore particolare, stai tranquillo. Allora, calcoli, allora nulla. Allora, il pagamento avviene a 30 giorni data fattura. Allora, noi sappiamo che il 10 marzo è stata fatta un fogliaccio per fare i conti. Conti, se ne parlo bene, se non lo prendo, eccolo qui. Allora, 10 marzo sono 30 giorni, quindi più 21 di marzo più 9 di aprile. Quindi il 9 di aprile noi dovremo fare pagamento di 7.930 con rimessa diretta. Con rimessa diretta, essendo l'importo superiore a 3.000 euro, bisogna pagarlo attraverso la banca. Quindi vado al 9 di aprile, vado a scrivere nel mio foglio 9 di aprile, pagamento con bonifico bancario, va bene anche con assegno bancario, in teoria, rimessa diretta è tutto ciò che è moneta bancaria, quindi 9 aprile, pagamento con bonifico bancario, euro 7.930, va bene? E quindi lo salvo. Bene. Andiamo avanti, siamo già alle 10:30 quasi. Poi prima di staccarvi aspettate perché devo fare l'appello. Allora, 12.03 emessa fattura immediata 102 sulla Tirreno Spa relativa alla vendita di merci per 3.650 euro più IVA. Sconto per redistribuzione 4%. Pagamento con pagherò di 4.270 euro, scadente a fine mese senza addebito di interessi. Quindi vado a fare la fattura. Fattura. Abbiamo. Quindi. Allora, merci. L'importo è 3.650. Poi. Conto quattro per cento. Centoquarantasei, col segno meno. Bene. Poi. Totale base imponibile. 3.650 meno 146, 3.504. L'IVA non c'è scritto nulla, quindi è al 22%. Totale fattura 4.000. ,74. Ora vado a registrare la fattura. Quindi siamo al 12 marzo, farò merci conto vendita. No, 10 marzo si acquistava l'impresa di Marco Verdi, si acquistava il macchinario, si è sbagliata, è il 12 marzo. Siamo a emessa fattura sulla Tirreno Spa. Matilde. E te c'è scritto 10, ma sul testo c'è scritto 12. Ah, strano, non lo so. Vabbè, io c'ho scritto 12.
Ah, allora ve lo dico io, perché è in World, perché era il 10 marzo, era il 12 marzo, è così. Ma perché allora il mio World è il 2016, voi avete un World diverso e ve l'hanno paginato in maniera diversa. Prossima volta ve lo mando un PDF. Perché chi c'ha il Word 2016 ce l'ha come me. Chi lo apre con OpenOffice o l'ha aperto con altri strumenti, probabilmente gliel'hanno paginato male. La prossima volta, a scanso di equivoci, ve lo mando col PDF, così non ci sbagliamo. Va bene, ragazzi? Oh, basta, ho detto con PDF. Non esageriamo, amore, Facciamo fare a me. Va bene, in qualche modo ve lo mando, dai. Non preoccupate. Ci manca la tecnologia per farlo, dai. Allora, spengete i microfoni. Allora, 12 marzo, quindi merci conto vendita. Allora, siamo a parte che ho sbagliato perché l'ho messo in dare, invece doveva in avere. Allora, variazione economica positiva. In avere per 3.504. Poi, IVA, nostro debito, variazione finanziaria passiva per 770,88, crediti verso clienti, variazione finanziaria attiva per una somma. Oh, arriviamo all'incasso. Il pagamento avverrà con pagherò di 4.270 euro, che però scade a fine mese senza l'addebito di interessi. Ma il pagherò lo ricevo ora, quindi il 12 marzo devo registrare l'incasso del pagherò, che poi mi si trasformerà in denaro fra un mese. Ma ad oggi io devo scrivere che incasso il pagherò, perché il pagherò mi viene dato, la cambiale attiva mi viene data, quindi avrò crediti verso clienti che mi vanno via perché li saldo. Poi avrò cambiali attive per 4.270 e la differenza è ribassi e abbuoni passivi, variazione economica negativa per la differenza, perché io riscuoto 4,88 in meno rispetto a quanto avrei dovuto riscuotere. Bene? Ora il pagherò che scadeva il 12 marzo, lo incasso fra 30 giorni, cioè scade fra 30 giorni, quindi siccome prima dal 10 marzo 30 giorni erano il 9 di aprile, e dal 12 marzo si va all'11 di aprile. Quindi vado in fondo al testo, l'11 di aprile ci aggiungo incasso cambiale attiva per euro 4.270. Va bene? Quindi la cambiale però la ricevo ora, mi raccomando. Quindi ora devo registrare il pagamento. Andiamo al 13.3. L'impresa Verdi emette fattura numero 103 per la vendita di merci franco magazzino venditore per euro 28.000 più IVA ridotta e per 15.000 euro più IVA minima. Spese di trasporto forfettarie per 1.500 euro. Pagamento con pagherò a 2 mesi, data fattura comprensivo di interessi e dilazione al 6%. Allora, questa è una fattura complessa. Andiamola a fare. Allora, andiamo di qua, se no apriamo un altro foglio. Allora, fattura. Allora abbiamo, qui ci facciamo descrizione, poi quantità, prezzo unitario, poi IVA, questa è la colonna della merce dell'IVA al 10%, questa è la colonna della merce dell'IVA al 22, al 4%. Scusate, perché è ridotta e minima. E poi il totale.
Sì, stiamo facendo l'esercizio successivo. Stiamo facendo la vendita con la fattura a due aliquote. Allora, merce, chiamiamola A, se almeno non ci sbagliamo. Quantità 1, prezzo unitario 28.000. Allora, al 28.000 euro è IVA ridotta, quindi al 10%. Poi, merce lì, quantità 1, 15.000. Ok, poi facciamo totale merce. Questo punto, totale merce. Lo facciamo solo per colonna. Solo per colonna IVA il 10, IVA il 4 e del totale. Perfetto. Qui ora arrivano i costi forfettari, spese di trasporto. Allora, ascoltatemi bene, le spese di trasporto sono 1.500 euro. Ora, poiché la vendita della merce è soggetta a IVA al 10 e al 4, le spese di trasporto devono essere ripartite sulla base del coefficiente di riparto, cioè sulla base di quanta è la merce che vendo al 10 e quanta è la merce che vendo al 4. Quindi le spese di trasporto saranno assoggettate, quindi 1.500 è il totale, 1.500 saranno assoggettate al 10% sulla base del suo rapporto, 1.500 diviso 43.000, che sono il costo totale della merce, quindi 1.500 diviso il costo totale della merce per 28.000. E dall'altra parte invece sarà soggetta al 4%, sempre 1.500 diviso 43.000 per 15.000, cioè 523,26. A questo punto posso fare il totale base imponibile. Che al 10% sarà 28.000 più le spese di trasporto al 10, al 4% sarà 15.523,26 e il totale farà 44.500 euro. Allora, a questo punto facciamo il calcolo dell'IVA. L'IVA al 10% sarà 28.976,74 per il 10%. L'IVA al 4 sarà 15.523 per il 4 e il totale dell'IVA sarà 3.518,60. Ora, qui c'è un'implementazione della difficoltà, perché ci dice che viene pagato con un pagherò a 2 mesi complessivo di interessi di dilazione al 6%. Quindi dobbiamo trovare il totale parziale, che è 44.500 più 3.518,60, che non è il totale fattura perché mancano gli interessi. Gli interessi li calcolo facendo C capitale per tasso di interesse per tempo. Il capitale è 48.018,60. Per il tasso di interesse che è 6 diviso 100, per i mesi, perché il tempo è in mesi, per 2 diviso 12 e fa 480,19. Pertanto il totale fattura è la somma dei
di 48.498,79. A questo punto, se ci siete, possiamo andare a fare il calcolo a partita doppia. Ah, questo file poi ve lo metto ora, ve lo mando per chat. Va bene? Quando si è finita la lezione, ve lo mando per chat. Allora, PD per chat dentro, vabbè, lo mando sia un WhatsApp no, se c'è un attimo di tempo, sia nella chat qui di WeSchool. Ci abbiamo la chat anche lì, lo possiamo mandare anche lì. Allora, siamo al, si è detto 13.0, no, siamo, sì, 13.03. Allora, merci, conto vendita, variazione economica positiva. Ora mi raccomando, ragazzi, per quanto riguarda merci conto vendita, si mette tutto, si mette 43.000 euro, che è la somma della merce A più la merce B. Poi, rimborso spese di trasporto, che erano 1.500 euro. E troviamo il totale base imponibile, poi IVA, nostro debito. Come vedete, l'articolo partita doppia è un articolo partita doppia normale. IVA, nostro debito. Poi interessi attivi, variazione economica positiva in avere per €180,19, quindi crediti clienti, variazione finanziaria attiva per €48.498,79. Fattura del 13. Ok, allora il pagamento avviene con pagherò, quindi 13 marzo avrò meno crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva per 48.498,79 a cambiali attive, variazione finanziaria attiva per 48.498,79. Quando la incasserò la cambiale? La cambiale la incasserò esattamente tra 2 mesi, quindi il 13 di maggio. Quindi il 13 di maggio vado ad aggiungere nel mio foglio 13.05, incasso cambiale attiva per euro 48.000. 498,79. Un attimo. Ok. Allora andiamo al 13, al 14 marzo, prelevata per consumo personale dall'imprenditore merce del valore normale di 850 euro più IVA, come da autofattura numero 104. Ah, vi ricordo che il consumo personale non è quello del grottino, è il consumo personale, quello che fa lui in Pineta, ma il consumo personale è di merci. Va bene? Quindi bisogna fare una fattura. Viene chiamata anche autofattura numero 104. Quindi merci, conto vendita, variazione economica positiva in avere per 850, poi debiti verso fornitori, variazione finanziaria passiva in avere per il 22%. No, ma che debiti verso fornitori? IVA
nostro debito, scusate, ho sbagliato, poi crediti verso clienti, variazione finanziaria attiva per la somma 850 più 187. A questo punto, il 14 marzo, devo però chiudere i crediti verso clienti, perché questi crediti verso clienti non si ottengono ricevendo un pagamento, ma bensì non verranno mai pagati perché sono io che ho prelevato dalla mia azienda per autoconsumo le merci, pertanto non le pagherò mai alla mia azienda. Per cui dovrò chiuderle, crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva in avere per 1037 e lo metterò a prelievi extra gestione variazione economica negativa di patrimonio netto per esattamente 1037. Bene, andiamo al 15.3. Allora, 15.3 emessa fa sì. Dimmi, Matilde. No, non sono crediti insoluti, Matilde. Non va bene perché i crediti insoluti, te lo spiego, i crediti insoluti si hanno quando io devo avere dei soldi da un mio cliente. Il cliente non arriva alla scadenza, 2 mesi, 3 mesi, un po' come quello che abbiamo fatto prima, se arriva al bonifico bancario del 9,4, non mi paga il mio cliente, a quel punto il credito diventa sofferente, si dice dal punto di vista economico aziendale, cioè vuol dire che non viene pagato alla scadenza e pertanto diventa non più un credito verso cliente comune, ma un credito insoluto. Insoluto vuol dire credito non soluto e non soluto vuol dire non pagato, quindi crediti insoluti sono crediti non pagati. Questa è un'altra cosa. Questo non è che non è pagato perché è arrivato alla scadenza. Questo non è un credito che ha una scadenza, perché non è un credito reale. È chiaro, Matilde? Vai. Perfetto. Allora, 1503, emessa fattura immediata 105 sulla fantispa relativa alla vendita di materia prima per 9.850 euro più IVA. Trasporto con clausola franco destino con costo di trasporti per 191 euro più IVA pagati direttamente con assegno bancario dall'impresa Verdi al Corriere Masi SRL come da sua fattura numero 256. Etichettatura addebitata forfettariamente per 142, regolamento con sconto del 5% per pagamento a pronti oppure a fine mese con prezzo pieno. Allora, qui abbiamo un po' di diciamo di cose da fare. Allora, prima di tutto da mettere quei tasselli. Allora, il trasporto avviene con clausola franco destino, quindi vuol dire che la spesa di trasporto è a carico mio, del venditore, quindi la fattura del vettore rimane a carico mio. Ora la registrerò pagando come costo di trasporto e pagando con assegno bancario. Poi abbiamo uno sconto condizionato che avverrà successivamente, che sarà diritto del nostro cliente decidere se optare per pagare subito e quindi pagare con lo sconto del 5% oppure pagare a fine aprile con prezzo pieno. Ma questo esula attualmente dalla fattura. Allora, prima di tutto registro quindi la fattura di trasporto e la pago. Siamo al 15 di marzo, scriverò costi di trasporto. Variazione economica negativa in dare per 198, poi IVA nostro credito, variazione finanziaria attiva per 43,56, debiti verso vettore, variazione finanziaria passiva per 198 più 43,56. Dopodiché il vettore mi dice che lo pago
con assegno bancario. Quindi debiti verso vettore, lo estinguo. Lo manderò a banca MPS conto corrente, variazione finanziaria passiva per 241,56. Dopodiché, il 15 di marzo, registrerò anche le vendite di materie prime. Quindi farò materie prime conto vendita. Variazione economica positiva in avere per 9.350. Poi ci sono anche costi forfettari, quindi rimborso costi di vendita, variazione finanziaria passiva e scusate, economica positiva per 198. Poi avrò IVA. Mostro debito, variazione finanziaria passiva per 9.850 più 198 per 0,22. E poi crediti verso clienti. Variazione finanziaria attiva per la sommatoria. Per $12.258,56. Io in questo momento non so se riceverò il saldo o meno. Quindi lo saprò appena riceverò, se riceverò il fatto, riceverò il bonifico oppure no. Ok? Allora, il 18.3, finiamo anche questo così ci siamo, il 18.3 ricevo il bonifico bancario a saldo della fattura, che naturalmente tiene conto dello sconto condizionato. Allora, andiamo a fare il calcolo. Allora, totale fattura da pagare sarebbe stata 12.258. Totale pagato è il 95%, perché c'era lo sconto del 95%, del 5%, quindi mi viene pagato 11.645,63. Il 18 di marzo io ricevo, chiudo crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva per quanto ho incassato, per quanto ho ricevuto. E ho ricevuto 11.645,63 a banca MPS conto corrente. Ma il credito, come vedete, quindi manca, non è stato pagato il 5%, che è il totale nota di credito che dovrò fare, perché io dovrò emettere una nota di credito per 612,93, che è la differenza non pagata. Tant'è che il giorno successivo viene emessa nota di credito numero 17, quindi NDC numero 17 avrà sconto IVA al 22% e totale nota di credito che è 612,93. Pertanto lo sconto è 612, l'imponibile della nota di credito è 612,93 diviso 1,22. L'IVA fa o per differenza o si fa il calcolo. Quindi a questo punto, il giorno successivo, il 19
Marzo farò sconti passivi, variazione economica negativa in dare per 502,40, poi IVA nostro debito, la rettifica per 110,53 e poi debiti verso fornitori, scusate, crediti verso clienti, variazione finanziaria passiva per 612,93. Quindi ho chiuso con il 18.3, 19.3, ho chiuso la questione qui relativa. Allora, per oggi ci fermiamo qui. Domani proseguiamo e poi andiamo avanti domani. Allora, aspettate che ritorno, interrompo la condivisione. Ritorno qua. Allora, andiamo un po' chi c'è. Allora, Joelle c'è. Joelle c'è. Poi, questo qui chi è? Joe Fellowgister. Eh? E vabbè, ma si faccia vedere, almeno si vede chi è. No, te un 6. Allora, Federico. C'è. Liz. Chi siete? Guidi? Ma mettecelo il nome, no? Poi, Lisa c'è, quindi ci ha raggiunto la Lisa. La Ginevra c'è. Poi, Fellowgister è un altro, chi è? Fatti vedere, no? È uguale, ma io voglio vedere chi sei. Sì. Come mai mi ci va giù? Allora, via, non c'ho davanti chi c'è, i nominativi è per quello che... Allora, Edoardo, Matilde, Laura, Sara, Fabiana, Filippo, Berti, Nicole, poi questo Fellowgister non so chi sia. Via, mi toccherà fare l'appello, dai, ammutolitevi tutti, dai, ammutolitevi tutti. Un secondo, vado a vedere... Vado a fare l'appello, state buoni. Io che noia che siete. Tanto comunque ci... Spengete il microfono. Allora, vediamo un po'. Allora, Agostini c'è. Dite presente. Nicole, Sara, Laura assente. Allora perché corrisponde? Dov'è? Allora, Federico c'è, Matilde c'è, Alessio c'è, Nicolas, Ceragioli non c'è? Sarà il Sapesi. Ciaramella c'è, Nicolas da Prato l'ho sentito, ci sei da Prato? Ginevra c'è, Fusalli c'è, Desiree? Poi Joelle? Joelle? Ah, Joelle se n'è andato? Sì, dov'è? Sì. Guidi c'è. Oh, è andato via. Io sono ritornato fuori. Oh, dove eri andato? Vai. Allora,
Allora, guidi, c'è Lombardi Alessio. Alessio non c'è. Sono anche uscito. Lisa c'è. C'è Lisa. Però Francesca? Francesca non c'è. Prosperi. Aspetta, Alessio si è detto che non c'è Lombardi. Poi Eric non c'è. Ok. Allora, fatemi fermare.